Ehi capo, come stai? Abbastanza bene, grazie. Ma non dovresti essere un po' più alto di così? Non dovremmo essere alti uguali? C'è qualcosa che non quadra. Scusa, dicevi? Sei veramente un insolente. Meriterai una punizione esemplare. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale con questo nuovo video. Avete visto quei fedentoni di Jared e di Dobby, come si chiama quello, non mi ricordo come si chiama lo gnomo, e che stavano lì che discutevano tra di loro a proposito di chi fosse più alto e chi più no, ma poi come avete visto Jared la spunta sempre, un po' per magia, un po' per classe, il grande David Bowie. Ok ragazzi, oggi intanto ringrazio ancora Emiliano del canale Emiliano 74 perché questo è il mio regalo di compleanno da parte sua, quindi lo ringrazio enormemente. Ragazzi, qui sotto intanto mettete mi piace per supportare questo video, questo canale, e vi ricordo che vi potete iscrivere anche all'Emporio di Sheldon, il gruppo open su Facebook dove nerdare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comprare, vendere, scambiare tutto ciò che è nerd. Più siamo e più sarà facile trovare e vendere ciò che noi amiamo di più. E quindi la McFarlane Toys ha tirato fuori questa action figure di Jared in Labyrinth, che è clamorosa ragazzi, è veramente veramente bella. Andiamo a fare l'unboxing e poi la vediamo nel dettaglio. Ok ragazzi, eccolo qua, finalmente l'abbiamo tirato fuori dalla sua scatola per gustarci con calma questo capolavoro della McFarlane Toys, questo ennesimo capolavoro della McFarlane Toys. Eccolo qua ragazzi, Jared da Labyrinth. Guardate che spettacolo, ma guardate che lavoro che ha fatto la McFarlane, guardate che lavoro che ha fatto, i fregi sul polsino, i polsini della giacca, la pallina, la sfera che ha in mano Jared ovviamente si toglie e anche la maschera si toglie. Ma guardate i capelli, guardate i fregi sulla giacca, c'ha dei dettagli, dei ricami questa figure che sono eccezionali ragazzi. La McFarlane Toys ha fatto un lavoro clamoroso come sempre. Adesso vi faccio fare un 360 gradi, piano piano, lentamente, per farvi vedere i vari dettagli di questa action figure. Eccola qui ragazzi, veramente veramente bella. Guardate il colletto della giacca, guardate il ricamo sul retro della giacca, veramente veramente un capolavoro ragazzi, è splendido. Poi Labyrinth è uno dei miei film preferiti, chi non lo ha visto peste lo volga, perché Labyrinth è uno dei miei film preferiti degli anni 80, che è un cult, con la bellissima grandissima Jennifer Connelly. Eccolo qua ragazzi, guardate anche lo sbuffo davanti della camicia, quello in bianco, veramente veramente un capolavoro ragazzi. Sono contentissimo di averla, grazie ancora a Emiliano perché me l'ha regalata, perché è veramente 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 bella, la volevo da tanto e adesso finirà nella mia collezione, finirà insieme a tutte le altre action figure della mia collezione. E guardate anche i guanti bianchi, cioè già solo questo pezzettino qui, dal guanto bianco, il merletto del polsino, il ricamo sull'avambraccio, veramente veramente un capolavoro. La figura è tutta snodata, e caviglie, polsi, insomma è tutta completamente snodata, ma ovviamente non ha senso snodarla perché non è che ci dobbiamo fare le guerre con i soldatini, e quindi la lasceremo così. Abbiamo trovato una posa, le lasceremo così, ve la metto di tre quarti, ve la metto così. E niente ragazzi, spero che questa figura vi sia piaciuta e spero che insomma l'appreziate come l'ho apprezzata io. Ditemi se ce l'avete, se la vorreste, se la volete comprare, se vi è piaciuto il film, quanto vi è piaciuto il film, se siete legati in modo particolare a questo film. Sul canale trovate anche, se la volete ve la lascio qui, l'edizione mi sembra 30° anniversario con il labirinto che ho recensito, ve la lascio qui. E nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Condividete, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere nessun video di quelli in uscita e ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.